Benvenuti a questa puntata finale di Basket Zone. Siamo qui al Pala Estera insieme a Federico Fracassi della Scuola Basket Arezzo. Benvenuto Federico. Grazie, benvenuti a voi nella nostra casa. Sì, siamo voluti essere qui proprio per fare un piccolo bilancio, no, di quella che è stata questa stagione davvero molto ricca, anche avvincente, anche di successo. Partirei dalla fine, proprio da questa ultima chicca che è arrivata dalla formazione della Chimet Under 16. Per la prima volta Arezzo va a una finale nazionale. Sì, è stato un risultato storico e allo stesso tempo strepitoso, perché questi ragazzi sono stati bravissimi nel conseguire un traguardo che all'inizio dell'anno si poteva solamente sognare. Andremo a confrontarci con tutte le migliori realtà della pallacanestro giovanile italiana, da non so, la Menzana Siena, che abbiamo già trovato in campionato, ma ritroveremo, la Stella Azzurra Roma, Bassano che organizza le finali, insomma proprio il massimo possibile del settore giovanile cestistico italiano. Quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione. Dal punto di vista storico, avevamo fatto delle finali nazionali, ma si trattava di una categoria elite, era Coppa Italia Elite, quindi non era proprio tra le primissime squadre, non dava la Coppa Italia, non lo scudetto. Era successo nel 2012 con il gruppo 93-94, che poi è quello che adesso, insomma, comunque viene utilizzato in prima squadra con Giommetti, ecco quel gruppo di ragazzi lì. E niente, ci auguriamo magari che questa esperienza poi serva ai giocatori per prendere consapevolezza di quello che sono le loro qualità e poi magari fra qualche anno diventare anche dei punti di riferimento per la nostra prima squadra. E allora vediamo questo servizio. La Chimet Under 16 della SBA porta per la prima volta Arezzo alle fasi nazionali di un campionato giovanile. L'impresa è della squadra allenata da Vezzosi con il suo assistente Tavanti. Nel girone 1 dell'Interzona ad Assisi, nella prima partita la SBA era stata sconfitta da PMS Torino. Poi nel secondo incontro la Chimet SBA aveva battuto Eurobasket Roma 67-59. Rimaneva da superare l'ultimo ostacolo, quello con la Juve Caserta. La SBA è riuscita a imporsi 74-62, qualificandosi per le finali nazionali di Bassano del Grappa. Emozionatissimo il presidente della SBA Mauro Castelli, che su Facebook scrive: ai miei ragazzi under 16 posso solo dire grazie, rimarrete nella nostra storia, per la prima volta avete portato Arezzo alle finali nazionali, finali che si disputeranno a metà giugno. Ancora una volta il timbro di Vezzosi ha fatto la differenza. Dopo aver portato al vertice giovanile Castel Fiorentino e Virtus Siena, adesso c'è riuscito con Arezzo. Bravi! Ecco quanto ha inciso il fatto che Vezzosi, che dove va, riesce a ottenere questi risultati. Ma ovviamente ha inciso tanto, perché comunque prima avevamo raggiunto degli ottimi risultati, però adesso abbiamo cambiato con Umberto proprio il metodo di lavoro, ci ha spinto tutti a dare il 110% e a ottenere dei risultati importanti, partendo anche da quello che è dietro il campo da gioco, non soltanto gli allenamenti, non soltanto la tecnica, ma anche proprio a livello organizzativo abbiamo fatto un salto di qualità. Dall'arrivo, insomma, di Umberto al ritorno di Jacopo Vignaroli, ovviamente ci siamo dotati di una struttura che ci ha permesso poi di avere una qualità molto, molto elevata, che è stata ricercata anche da alcuni ragazzi che hanno scelto di venire a giocare per la nostra maglia invece di andare in altre situazioni. Quindi vuol dire che attira a giocare nella squadra della città? Ma questo sicuramente, ovviamente abbiamo 21 squadre, quindi non si può dire che non sia un momento positivo. In tanti fino ad oggi ci dicevano: ma come, con 21 squadre andavano a vedere il pelone l'uovo, non si riusciva a ottenere risultati magari di livello molto alto. Ovviamente questo non è facile, non è che dal giorno al domani si riesce a costruire una situazione del genere, e quindi ci ha voluto tempo, ci sono voluti 3 anni, ma il risultato dell'Under 16 non è arrivato da solo. Abbiamo avuto anche l'Under 18 Eccellenza, dove abbiamo partecipato per la prima volta,
che si è ben comportata, perché dopo una prima fase di ambientamento nella seconda ha ottenuto degli ottimi risultati, si è qualificata da seconda classificata alla finale di Coppa Toscana. Lì non è andata benissimo, sono state due partite tirate, però ecco, dimostra che il livello che abbiamo raggiunto è quello delle altre top, società top della Toscana. Qual è il margine di ulteriore miglioramento? Ma quello di dare continuità, che è sempre la cosa poi alla fine più difficile. Direi che questo fine settimana che viene abbiamo anche le finali dell'Under 15 Eccellenza, perché di tre campionati Eccellenza siamo andati comunque a giocarsi un trofeo con tutti e tre, che non era certo una cosa facile da pronosticare inizio stagione. Infatti voglio spendere due parole anche per i ragazzi dell'Under 15, perché intanto qualcuno è stato decisivo nella partita di Assisi, che ci ha dato il passaggio alle finali con la categoria superiore dell'Under 16, perché Ghini è stato sicuramente un giocatore importante in questi tre giorni dell'Interzona. E poi anche nel loro campionato hanno avuto delle difficoltà all'inizio, anche dovute al fatto che la squadra non era più quella dell'anno scorso, perché dobbiamo dire che il nostro giocatore più rappresentativo, che era Andreani, è andato a Pistoia a giocare, dove insomma Pistoia era una delle realtà migliori della Toscana per questa categoria. Sinceramente noi abbiamo subito un po' il contraccolpo all'inizio, però adesso siamo entrati in carreggiata e vedo che i ragazzi e lo stesso Umberto sono molto carichi per queste finali che si svolgeranno sabato e domenica prossima a Firenze. E ora parliamo della prima squadra. Partirei dalla gara che ha dato la, diciamo, matematica certezza del primo posto nella stagione regolare nel girone. Anche questo, insomma, un risultato inatteso, come ha detto tante volte il presidente Castelli. Vediamo. Non solo nel calcio, era derby tra Rizzo e Siena, anche nel basket al Palaestra, nell'ultima gara della stagione regolare, l'Amen Scuola Basket Arezzo ha battuto la Vismederi Costone Siena per 79-61, vincendo il suo girone. Un risultato forse impensabile per la SBA ad inizio stagione, quello di arrivare primi. E ora sotto con i playoff. Voglio ringraziare ancora una volta pubblicamente tutti i ragazzi, tutti i miei ragazzi che hanno giocato, perché veramente quest'anno si sono spaccati la schiena, perché così tanto non si sono mai allenati e i risultati si vedono. Quindi non so più che dire, cioè l'ho già detto mille volte, cioè la soddisfazione è tre volte maggiore rispetto a società che comprano giocatori a destra e a manca per poter vincere questo campionato. Oggi possiamo dire che abbiamo vinto il campionato, fra virgolette, la regular season. Mai nessuno di noi avrebbe mai pensato che fossimo arrivati in fondo primi. Questa è la cosa che riempie d'orgoglio tutti quanti. In più voglio ringraziare coach Delia, perché ha portato una ventata di novità, diciamo, nella Serie C, che questo è un altro vantaggio. E però mi devi consentire, oggi noi abbiamo vinto due partite, una in campo e una l'ha vinta Fabrizio Pierozzi, perché se noi non avessimo fatto un intervento velocemente, oggi purtroppo avremmo preso partita persa, perché si è sfondata due tavole del parquet, e il problema è che non si riusciva, perché sotto ancora risentiamo i postumi dell'alluvione famosa del crollo, quindi sotto ancora un po' marcio, quindi Fabrizio ha dovuto segare un mezzo metro quadro di parquet, togliere tutta la parte sotto che non teneva più, rimettere dei quadri. Tutti noi siamo corsi per poterlo aiutare. Abbiamo registrato. Ha rimesso tutto, esatto, e ha rimesso tutto. Ma la cosa che conta non è tanto una persona che non lo fa di lavoro, ma averlo fatto con il cronometro dietro, che scadeva ogni minuto, arrivava un dirigente a dirgli manca un minuto, manca 30 secondi, cioè così si lavora male. E quindi io devo togliermi il cappello di fronte a questa cosa. Ecco perché dico oggi l'ha vinta Fabrizio Pironi. Perché non c'è il tempo come nel calcio, praticamente se c'è un inconveniente, causa di forza maggiore, si può aspettare fino a quanto tempo si può aspettare? C'è
diciamo in tutto il campionato, una ventina di minuti di norma riusciamo ad ottenerne, ma l'ultima partita viene giocata proprio contemporaneamente in tutti i campi, proprio per, viene da una storia vecchia, per evitare che uno venda le partite o le compri, insomma, a non ci importa niente, a noi basta vincere, quindi il nostro ordine era vincere tutte, quindi più le così si poteva fare. Detto questo, però giustamente, noi dovevamo fare questo intervento col cronometro, cioè è una cosa impressionante, io quindi devo ancora veramente ringraziare tutti quanti, compreso la TV. Allora, parliamo di questa prima squadra che, ecco, dobbiamo dire, ha regalato tante emozioni vincendo il girone, poi dopo vedremo i playoff che non sono andati magari come si aspettava, però insomma la stagione è stata eccezionale. Ma quello senza ombra di dubbio, ripartivamo da un campionato che era finito con 7 sconfitte consecutive, quindi insomma c'era da ripartire e soprattutto dare una ricarica di entusiasmo alla squadra e anche a tutto l'ambiente. Credo il risultato più importante che è stato ottenuto, oltre a quello di essere arrivati al primo posto, è stato quello di riportare tanta gente al palazzetto, e per questo credo che è stato importantissimo fare un campionato di questo tipo. I ragazzi hanno avuto veramente una grandissima forza di volontà nel cambiare abitudini di lavoro in palestra con il nuovo coach D'Elia, che li ha veramente strigliati e fatti allenare nei giorni più impensati e tutto. I ragazzi hanno fatto tantissimi sacrifici e questo primo posto finale poi è stato anche e soprattutto merito loro di quello che hanno saputo dare dal punto di vista sia tecnico, perché abbiamo fatto veramente delle partite di altissimo livello, ma anche proprio a livello caratteriale di sacrificio, perché sono ragazzi che ovviamente studiano, lavorano, quindi in alcune occasioni hanno dovuto lasciare un po' indietro le loro principali attività per dedicarsi alla nostra squadra, e questo è stato sicuramente una cosa molto bella da parte dei ragazzi. Ragazzi di Arezzo, quindi anche questo c'è da sottolineare, no? Sì, ovviamente è una società che punta tanto sul settore giovanile come la nostra, non potrebbe fare una prima squadra diversa da quella che stiamo facendo adesso. Avevamo su 12 giocatori 10 provenienti dal nostro settore giovanile, poi integrati da due giocatori che Giulio Bianchi, che veniva da Terra Nuova, e Iosa Ramirez, che veniva da Carrara. Loro due si sono integrati alla perfezione e sembrava che giocassero da noi da 10 anni come magari altri. Alcuni dei nostri ragazzi addirittura hanno cominciato da qui alla scuola basket Arezzo dal mini basket da quando avevano 6 anni, quindi è ancora una soddisfazione maggiore vederli lottare per traguardi importanti in Serie C. Anche per loro, come per il settore giovanile, c'è stato un salto di qualità, perché con Stefano Baggiani avevamo vinto la Serie D, diciamo, con il gruppo che poi ci ritroviamo adesso, dopo due campionati, il primo di ambientamento, il secondo, diciamo, dove comunque abbiamo vissuto momenti positivi l'anno scorso, è arrivata la consacrazione, quindi anche qui c'è stato un lavoro molto importante della società e dei ragazzi stessi. Hai già parlato di D'Elia, però qualche parola in più forse la esprimiamo. Che cosa ha portato, che poi è stato decisivo secondo te? Ma sicuramente il fatto di provenire da realtà di Serie A come lui è stato ad Agropoli o anche prima Chieti, ovviamente ha dato una preparazione a livello anche sulla partita, sul numero degli allenamenti, diversa da quelli che erano abituati i ragazzi. Ovviamente allenandosi molto di più, essendo molto più preparati, abbiamo ottenuto i risultati. Ovviamente se non c'è lavoro, se non c'è sacrificio, i risultati poi non arrivano, e quella di quest'anno è stato proprio l'esempio proprio classico di questo detto. Io credo che tutto lo staff abbia lavorato molto bene, si sono integrati, perché ovviamente oltre a coach D'Elia c'è anche Mirko Pasquinuzzi, che ovviamente non si conoscevano, quindi venivano da realtà diverse, anche se Mirko aveva il pregio di conoscere molto bene questo campionato provenendo da Asciano. La parte fisico-atletica l'ha sempre curata Simone Marraccini, e di quello la squadra ha dimostrato sempre di avere una marcia in più degli altri, quindi quello è ormai una certezza che noi abbiamo da diverso tempo, però non sempre il mix riesce alla perfezione come è successo quest'anno.
E adesso andiamo a rivisitare anche quelle che sono state le partite, i derby dei playoff. Gara 1 della semifinale playoff di Serie C, Valla Web Corner Sici Montevarchi, capace di espugnare il Palasport Estra 65-58, meritando alla fine di conquistare il primo punto di questa serie. La chiave della partita è stata la capacità della Fides di tenere gli Amaranto a soli 58 punti realizzati, frenando nel terzo quarto la fluidità del gioco offensivo aretino. La prima parte di gara era stata però positiva per l'Ame, nella squadra di Delia e pimpante veloce, le triple di Provenzala regalano un primo strappo 14-4 al quinto, poi la Fides risponde con Malatesta e Bonciani per chiudere sotto di due lunghezze al primo intervallo. Nel secondo quarto non cambia il tema della partita, l'Amen viene trascinata in attacco da Cutini, riuscendo ad andare all'intervallo lungo sul più 10, non riuscendo però a concretizzare quanto di buono messo in campo con uno scellerato 0-7 dalla lunetta. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti hanno un'altra marcia, ma la testa e Giuliana puliscono una distratta difesa SBA, così la Fides prima recupera rapidamente lo svantaggio, poi mette la freccia per il sorpasso sfruttando il blocco offensivo Amaranto. Nell'ultimo quarto l'Amen non si sblocca e, diversamente da altre giornate, non riesce neanche in difesa a tenere gli avversari, concedendo rimbalzi offensivi pesanti alla Fides. Quando anche Tommaso Sereni diventa un fattore in attacco, la SBA subisce il colpo, si arriva nei minuti finali con gli ospiti avanti di qualche lunghezza, la SBA ci prova tornando sotto di 3 punti, ma la Fides non si piega e gestisce con attenzione e determinazione gli ultimi possessi, portando a casa il successo 65-58. Adesso la serie si sposta in Valdarno con gara 2 a Montevarchi mercoledì alle 21.15, una gara da dentro e fuori per l'Amen costretta a vincere per non terminare una stagione che ha comunque regalato tante soddisfazioni ai colori Amaranto. Una partita tiratissima alla gara 3 di semifinale playoff che, come in gara 1, ha visto prevalere la Web Corner Sici Montevarchi 42-40, capace di espugnare due volte il Palasport Estra e di guadagnarsi l'accesso alla finale playoff. Per l'Amen un finale amaro di un campionato giocato sopra le righe, ma la Fides ha avuto il merito di controllare il ritmo della gara, non permettendo agli Amaranto di giocare in velocità in contropiede, armi che erano stati letali in gara 2. Fin dalle prime battute di gioco la tensione non aveva permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Dopo 10 minuti di gioco il tabellone indicava 15 pari con media al tiro non eccelse da entrambe le parti. Nel secondo quarto poi l'Amen fatica tantissimo in attacco, mettendo a referto solamente 4 punti e palesando difficoltà nella fluidità del gioco offensivo. All'intervallo lungo ospiti avanti 22-19, poi la SBA prova a cambiare ritmo ma ci riesce solo per qualche azione, toccando comunque 7 punti di vantaggio 32-25. Gli ultimi possessi nel terzo parziale però vedevano la Web Corner determinata a ricucire lo strappo e con una bomba di Battistini allo scadere riusciva ad andare sotto di sole 2 lunghezze all'ultimo mini intervallo. Si arriva così a un finale in volata, l'Amen continua a litigare con il canestro, alla fine le percentuali saranno 2 su 20 da 3 punti e 6 su 14 liberi, troppo poco per mettere in difficoltà i valdarnesi. Un paio di palloni persi regalano una concentrata Web Corner il più 5, poi una tripla di Ramirez rimette in corsa la SBA che riesce a recuperare anche un prezioso rimbalzo e avere l'ultimo possesso con 16 secondi da giocare. L'azione della SBA rispecchiava però l'andamento della gara, gli Amaranto non riescono a trovare la conclusione e la Fides recupera il pallone che vale il successo, il passaggio del turno. Logica la delusione della squadra Amaranto a fine partita, ma l'applauso che un gremitissimo Palasport Estra ha tributato a Delia e alla sua squadra sottolinea una stagione che è stata comunque positiva per l'Amen Scuola Basket Arezzo. Sicuramente non ci sono parole, Mauro Castelli, presidente della Amen SBA Arezzo, per commentare non la sconfitta ma l'uscita dal campionato. Che innanzitutto questo è il bello della pallacanestro, no? O in questo caso il brutto per noi, ma insomma, però facciamo un'analisi sincera e serena. Beh, innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Montevarchi perché, come al solito, loro sono come noi, hanno fatto una squadra in casa di ragazzi che giocano per la loro maglia e quindi noi dobbiamo innanzitutto toglierci il cappello e fare i complimenti a Montevarchi e fargli anche in bocca al lupo per il proseguo di queste playoff, perché andranno a scontrarsi con due squadre costruite economicamente per vincere un campionato. Quindi e questa è la prima cosa. La seconda è che noi, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto anche troppo. E cioè le indicazioni societarie, l'abbiamo detto fin dall'inizio, era quella di arrivare ai playoff. I ragazzi sono arrivati addirittura a metà campionato. Quindi per quanto riguarda diciamo, l'indirizzo e l'obiettivo che avevamo dato era stato raggiunto da tempo. Non dimentichiamo che questa squadra formata dai nostri ragazzi ha vinto il campionato, cioè è arrivata prima, quindi dobbiamo
esclusivamente dire grazie a questi ragazzi che continuano a ripetere, giocano esclusivamente per la città e per la loro società. Quindi devo solo ringraziare questi ragazzi. Lo so che il mio carattere in questo momento mi avrebbe portato a fare altre esternazioni, però onestamente mi viene in questo momento, adesso io scenderò, andrò dentro lo spogliatoio a abbracciare i miei ragazzi, perché non voglio assolutamente che loro pensino che hanno perso, e cioè per perso intendo che è finita qua ma poi ricomincia l'avventura. Allora, playoff che poi alla fine sono stati amari, ecco, ve la siete spiegata come, che cosa ha influito, soprattutto nelle partite poi giocate qui al Palaestra, nelle due partite? Sì, ovviamente abbiamo pagato tantissimo il peso della tensione psicologica di queste due partite. Non eravamo preparati a chiudere mentalmente al primo posto il campionato e non siamo riusciti a dimostrare in campo la differenza tecnica che c'era tra noi e la Fides Montevarchi, che tra l'altro dopo che ha battuto noi ha vinto la serie di finale ed è stata promossa in C-Gold con Prato anche abbastanza nettamente, insomma, quindi dimostrando che in queste due settimane, tre settimane di playoff sono stati quelli che hanno meritato e hanno dimostrato di valere qualcosa in più. Da parte nostra rimane l'amaro, perché comunque siamo arrivati veramente a un soffio dal qualificarci in una finale che poi, insomma, visto come è andata a Montevarchi, poteva essere la portata a Prato che la fine. Esatto, quello che sembrava poi all'inizio più difficile, perché comunque Prato probabilmente aveva insieme a San Vincenzo il miglior roster del girone, questo lo dicono i nomi dei giocatori che giocavano a loro, poi alla fine si è dimostrato meno un impatto meno difficile per Montevarchi che non giocare contro di noi. Noi abbiamo pagato, secondo me, appunto questa tensione psicologica e soprattutto il fatto di avere il peso del favore dalla nostra parte, cosa che negli ultimi anni non c'era mai capitato. Montevarchi è stata brava a cogliere l'occasione al volo, a sfruttare le nostre mancanze che sono state specialmente in gara 3 abbastanza evidenti. Logico che una partita poi non è che può cancellare quanto di buono è stato fatto fino a quel momento, però non ci si può nascondere nel dire che è stata una delusione forte. Questo però ci spinge a lavorare ancora meglio per fare del prossimo campionato un campionato ancora di più da ricordare per i nostri colori, e la società si sta già muovendo, insomma, per fare una squadra competitiva, perché poi alla fine gli stessi ragazzi si sono meritati, hanno dimostrato sul campo di meritarsi anche la categoria superiore. Ecco, che differenza c'è tra la C-Silver e la C-Gold? Cioè, cosa cambia anche per una società? Ma dunque, ovviamente la prima cosa che cambia è il discorso dei costi di partecipazione, che sono costi praticamente doppi, però la nostra società ha una tale struttura, abbiamo i giocatori, abbiamo l'impianto, abbiamo un pubblico che ci segue, siamo una città capoluogo di provincia, da questo punto di vista qui poi alla fine l'impatto una società come la nostra non lo sentirebbe, nonostante c'è una grossa differenza. Dal punto di vista tecnico c'è da lavorare, perché c'è un'intensità diversa, quell'intensità che comunque per tutto l'anno coach De Lì ha provato a dare alla squadra cambiando proprio metodo di lavoro. Ci sono tante piazze storiche, perché c'è Firenze, c'è Livorno, ci sono società che hanno fatto la storia della pallacanestro toscana e che stanno provando a risalire, quindi sarebbe anche a livello di confronto un campionato dove misurarci sarebbe molto, molto competitivo e molto bello come soddisfazione da parte nostra. Però vediamo, ci siamo proposti come squadra riserva perché appunto crediamo che ce lo siamo meritati sul campo questo salto di categoria. Se non dovesse arrivare proveremo a farlo con un campionato di vertice e di farsi trovare pronti nella fase dei playoff, che poi sarà quella decisiva anche l'anno prossimo. Su De Lì abbiamo notizie se rimarrà?
Ma adesso il confronto dopo una settimana di stacco è partito, insomma la volontà c'è, ovviamente dopo un campionato del genere anche Giuseppe ha avuto altre vetrine su cui poter dimostrare il suo valore, però ecco, crediamo che il nodo dell'allenatore, la società cercherà di sciogliere quanto prima, proprio perché vogliamo lavorare presto per costruire una squadra competitiva e prepararci nel migliore dei modi ad affrontare una stagione dove ovviamente non saremo più la sorpresa, ma ci aspetteranno tutti, specialmente se sarà il campionato quello di Serie C Silver. Insomma, è inutile nasconderci, quest'anno in certe situazioni siamo stati anche sottovalutati, cosa che non succederà l'anno prossimo. Ci fermiamo, poi parleremo anche del torneo, del trofeo Guidelli e anche dei campi estivi che ormai sono all'orizzonte. Tra poco. Stiamo parlando di Scuola Basket Arezzo, una menzione a parte come tutti gli anni la merita ovviamente il trofeo Guido Guidelli, che anche quest'anno ha portato sia dal punto di vista dell'indotto, perché insomma alberghi pieni, tanti ragazzi che, e con le loro famiglie che l'abbiamo trovato in giro anche mischiati ai turisti, che insomma è una bella vetrina del basket giovanile. Ma sicuramente, quest'anno sinceramente eravamo molto, molto preoccupati perché abbiamo cambiato la formula, viste le tante richieste degli anni passati abbiamo provato ad allargare a 40 il numero dei partecipanti contro le 36 degli anni precedenti. Se numericamente non sembra un cambiamento importante, nella realtà lo è decisamente, perché vuol dire avere necessità di più spazi in palestra, di più arbitri, di più volontari da parte nostra, perché i 40 volontari che per 3 giorni sacrificano tutto della propria vita, della propria vita privata per stare in palestra sono un numero comunque elevato. Però le risposte che abbiamo avuto sono state molto positive, perché abbiamo fatto un torneo veramente di ottimo livello dal punto di vista proprio del coinvolgimento delle squadre, dello spirito con cui queste società sono venute a fare questi 3 giorni nella nostra provincia. Questo ci ripaga tantissimo, perché vedere i ragazzi che fanno le foto in Piazza Grande, oppure c'è stato il gruppo di Bassano al Cassero, a Castiglione Fiorentino, hanno fatto tutte le foto, poi vuol dire che comunque non è che funziona solo nelle parole il discorso del turismo sportivo, funziona nella realtà. Per noi è motivo veramente di orgoglio, perché è il torneo che adesso penso che l'anno prossimo faremo fatica ad arrivare a solo 40 squadre, vediamo quello che riusciamo a fare. Speriamo magari di avere anche qualche struttura sportiva in più, una ce l'abbiamo qui accanto che è in via addirittura di arrivo, speriamo poi magari di poter usufruire anche del palazzetto rinnovato di San Laurentino, che ci auguriamo magari che il prossimo anno possa essere sede anche delle partite di questo torneo. Stiamo parlando della tensa struttura, che quanto manca? Ormai siamo proprio in dirittura di arrivo, insomma si tratta delle ultime rifiniture, poi sarà finalmente realtà quello che è stato un sogno della nostra dirigenza, mettere a disposizione di tutto il nostro ambiente una struttura che completa quello che è il parasport extra, sia per tutte quelle che sono le nostre squadre giovanili che hanno necessità di spazi di allenamento, ma sia anche per alcuni tipi di evento che avevano necessità di spazi aggiuntivi, sale di riscaldamento che per la struttura del palasport extra non erano presenti e che invece saranno presto utilizzabili. Vediamo il servizio sul trofeo Guidelli. Oggi sono stato riempito di congratulazioni da parte di tutto il pubblico. Questo è quello che noi volevamo fare, far star bene i ragazzi 3 giorni nella nostra città, portare 2000 persone ad Arezzo per 3 giorni e far vedere tutti questi colori sportivi in tutta la città. È una cosa bellissima. 40 squadre da tutta la penisola, isole comprese, in campo ad Arezzo nel trofeo nazionale Guido Guidelli, giunto alla sua 35esima edizione, che vede la regia da qualche anno della Scuola Basket Arezzo. Senza i 40 volontari della SBA, tutti quanti certificati con il DAE, no? Il certificato per l'intervento, diciamo, in caso di...
che si sono spostati in tutti questi tre giorni nelle palestre di Arezzo e provincia, sono 9, e hanno, come dire, cercato di essere ospitali con tutti a disposizione, dalla semplice acqua alla seggiola in più, che ha permesso di avere questo risultato. Un crescendo che ha portato la manifestazione ad essere un vero evento sportivo che ogni anno richiama ad Arezzo oltre 2.000 persone. 800 giovani cestisti della categoria Under 12, 13 e 14 che si sono sfidati in 80 gare, 9 i palazzetti utilizzati dei 5 comuni della provincia, con sede principale al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Ma ancora a Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Laterina Pergine Valdarno e per la prima volta Castiglion Fibocchi. È un evento importante per questo sport e noi non possiamo che essere orgogliosi per tutta l'attività che viene portata avanti sul territorio. L'esempio di questo palazzetto, del Palaestra, è un esempio importante su come pubblico e privato si possono mettere insieme e su come anche il turismo sportivo può essere, insomma, fonte di reddito per questa città. Esatto, anche perché gli eventi di questa portata nel comune d'Arezzo stanno aumentando sempre più, per cui è molto importante, perché oltre alle 40 squadre, agli atleti, ci sono anche tutti gli accompagnatori, le famiglie che hanno trascorso poi 3 giorni nella nostra città, riempiendo gli alberghi non solamente ad Arezzo ma anche in provincia, anche perché è un evento che coinvolge anche altre strutture della provincia. Questa edizione ha lanciato anche un messaggio diverso ospitando la Tam Tam Basket di Castel Volturno. Il progetto di integrazione nato nel casertano per volontà dell'ex cestista della nazionale Massimo Antonelli, in cui giocano esclusivamente ragazzi extracomunitari nati in Italia grazie ad una legge speciale di bilancio che porta il nome della squadra. Un'esperienza destinata a far parte della storia di questo sport. Non solo invitare i ragazzi a giocare ad Arezzo, che gli davano uno spessore di importanza ancora maggiore, ma premiare e ringraziare Massimo Antonelli per questo gesto solidale fantastico. Infine, ormai siamo alle porte con l'estate e come tutti gli anni c'è il vostro camp estivo. Quest'anno come si svilupperà? Sì, per il terzo anno siamo qui nell'area sportiva, ormai la possiamo chiamare, del Palasport Estra. Noi facciamo un'attività che parte dalle 8 di mattina fino all'1, è aperta a tutti i ragazzi perché sono campi estivi sportivi, non esclusivamente di pallacanestro. Ci tengo a precisarlo perché in molti ci chiedono, insomma, questa cosa. Noi abbiamo la fortuna di avere un palasport, una tensostruttura, struttura, poi anche un campo da pallavolo che realizziamo all'aperto, poi abbiamo la possibilità del ping pong, delle freccette e facciamo le attività più disparate con tutti i ragazzi, i ragazzi e ragazze. I campi estivi partiranno dall'11 di giugno per poi proseguire per tutto il mese fino alla fine di luglio e sono riservati ai ragazzi dai 5 ai 12 anni, quindi sono aperti a tutti, non solo ai nostri tesserati, quindi chiunque fosse interessato a partecipare può venire qui nella nostra segreteria per avere tutte le informazioni sui campi estivi, che ormai sono anche loro diventati un appuntamento fisso della nostra stagione sportiva. Bene, allora io ringrazio anche Carlo Benucci, ormai tuo socio da anni. Sì, sì, ormai mandiamo un super saluto perché senza Carlo poi non si potrebbe fare la nostra trasmissione, soprattutto comunque l'entusiasmo che lui mette nel raccontare le nostre vicende è sempre da sottolineare perché è di sprono anche per i ragazzi, insomma. Se potesse scenderebbe in campo anche lui. Scenderebbe in campo anche lui, sì, sì, sicuramente. Salutiamo poi il presidente Mago Castelli, insomma tutto lo staff della scuola Basket Arezzo, grazie a Federico Fracassi, infaticabile, come direbbe Carlo Benucci. Come direbbe Carlo, sì, no, grazie anche a tutti voi che avete sempre sottolineato i nostri risultati e questo ci fa molto piacere perché, insomma, essere presenti anche su una televisione come quella di Arezzo TV è per noi motivo di soddisfazione e fa capire anche il valore di quello che stiamo facendo. Grazie Federico, alla prossima stagione.